solo parlare dell'emendamento che abbiamo presentato per quanto riguarda l'ambito sociosanitario. Vorrei ricordare che oggi è la giornata mondiale delle persone con disabilità e quindi a tal proposito abbiamo voluto presentare un emendamento che ricalca il progetto di legge che abbiamo depositato qualche tempo fa. Abbiamo parlato spesso in quest'aula di contrasto al mero assistenzialismo e crediamo che quello che proponiamo noi per le persone con disabilità vada proprio in questa direzione, cioè le persone con disabilità hanno diritto a non essere solo meramente assistite ma ad un'autodeterminazione e di conseguenza a poter elaborare un proprio progetto di vita indipendente disegnato sulle necessità personali, perché se è vero che le disabilità si possono classificare in diversi macro settori, è anche vero che ogni persona con disabilità la vive a modo proprio e ha bisogno di risposte personalizzate, quindi riteniamo che il metodo migliore sia quello appunto dell'autodeterminazione e della compilazione di un progetto di vita indipendente, e in questa direzione va il nostro emendamento, così come lo era il progetto di legge che abbiamo depositato. A tal proposito, l'augurio che mi posso fare io per la prossima legislatura, per chiunque sarà al governo di questa regione, sarà quello di mantenere assolutamente il più possibile la nostra sanità pubblica e vicina il più possibile ai cittadini e soprattutto ai cittadini che hanno più bisogno di una sanità pubblica, equa, accessibile, efficiente ed efficace. Questo assolutamente non dovrà mai venire a mancare, non deve arretrare nemmeno di un passo, anzi se è possibile dovrà avanzare in questa direzione. Io poi volevo unirmi ai ringraziamenti che ha fatto il consigliere Calvano, faccio mie le sue parole. Vorrei aggiungere un personale ringraziamento innanzitutto al Movimento 5 Stelle, perché ha dato la possibilità a una cittadina come me, lontana dalla politica, che non si era mai interessata di politica, prima di avvicinarsi alla politica, addirittura di entrare a far parte di una delle istituzioni meno considerate ma in realtà più importanti a livello nazionale. E mi ha fatto capire che anche dall'opposizione, quando le battaglie sono portate avanti in maniera corretta, onesta, anche con passione, anche litigando, anche avendo dei forti scontri, però anche dall'opposizione si possono ottenere dei risultati. In questi anni penso siamo partiti dalla rimodulazione del regolamento per la permanenza negli alloggi ERP, dando la possibilità alle persone più bisognose di slittare nelle liste di attesa, di consentire l'uscita a chi si poteva, grazie a Dio, permettere un affitto anche concordato privatamente. Penso all'IRAP alle ASP, che è stata una delle nostre prime risoluzioni depositate, per arrivare ultimamente all'abolizione del super ticket e anche alla riduzione delle rette per gli asili nido, tema a me caro, quello dei bambini, soprattutto da quando sono diventata madre, perché poi ognuno di noi riporta il proprio vissuto in quest'aula. E a tal proposito io vorrei anche ringraziare quest'aula per avermi dato l'onore di essere stata la prima donna in Emilia-Romagna, forse in Italia, ad aver portato il proprio bambino in aula, ad aver consentito l'esercizio della democrazia anche avendo appena avuto un bambino e quindi essendo nel pieno della maternità. Per questo vorrei ringraziare tutti, l'ufficio di presidenza, i tecnici e quest'aula, per aver accolto il mio bambino come parte di questa di quest'aula e di questa comunità. E vorrei dire che abbiamo dato una lezione di civiltà anche alla tanto declamata Germania, che proprio in quel periodo vietava a una consigliera regionale della Turingia di entrare in aula col proprio neonato. Quindi a chi guarda sempre alla Germania, insomma, gli abbiamo dato noi emiliano-romagnoli un bello smacco. Grazie ancora.